Vincere la maratona ad Atene. Vedere il proprio nome di fianco a quello di Spiridon Lewis, il trionfatore del 1896. Cosa ci può essere di più bello nella vita di un atleta? Nulla. Stefano Baldini entra nella storia. È il secondo italiano che vince una maratona olimpica dopo Gelindo Bordin nel 1988. E il suo nome non verrà mai più dimenticato. Eccoci, cominciano ad esserci le telecamere fisse con Stefano Baldini nel tratto finale. Siamo vicini, sta per entrare, Panathinaiko è a vista. Stefano Baldini, il suo ingresso al Panathinaiko nell'ultima gara della Olimpiade 28. Stefano Baldini, attenzione che è lunga ancora, perché c'è un giro, c'è uno stadio da compiere. Gli antichi chiamavano stadio, 198 metri dell'ultimo giro. Sembra andare ancora velocissimo, un gran finale per lui che ha ottenuto un miglioramento del tempo. Stefano Baldini, ultimo spunto per gli ultimi titoli dei giochi olimpici Panathinaiko, dove aveva vinto Marco Galeazzo. Stefano Baldini entra per primo dietro un Matt Kefleziki che non ha mollato del tutto, ma qualcosa sì. Pochi metri ancora, vai Stefano, ci siamo. Stefano metri. Baldini, Stefano Baldini, pochi metri, la vittoria è tutta sua. Ultima medaglia ed è d'oro di questi giochi olimpici, la maratona, una delle gare simbolo dei giochi olimpici, è italiana, va a Stefano Baldini. Bravo, 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 medaglia d'oro. Sono passato alla cassa, lo sapevo, che lo sentivo, che per tutta la serietà, la passione, l'amore, la fede che ho messo in tutto quello che ho fatto nella mia vita, dovevo riscuotere. Oggi è un risultato importante, sono contento di essermi espresso così come sono in queste due ore al meglio di me stesso nell'occasione più importante. Veramente oggi non potevo fermarmi niente, ero un rullo compressore. È una vittoria, tu dicevi che bisognava vincere di testa, stavi bene fisicamente ma dovevi vincere di testa. Sì, molto di testa, perché è una gara molto molto nervosa e tattica, però io c'ero sempre, e quando poi ho iniziato a correre davvero non ce n'è stato più per nessuno. Immaginava di poter raccontare questo perché c'erano altri favoriti, lui era fra i co-favoriti, ci pensava un poltergeist, non è bastata, non ce n'è stata per nessuno e la medaglia d'oro è andata a Stefano Baldini. Ragazzi, iscrivetevi al mio canale, un abbraccio a tutti dal vostro Mr. Beat. Ciao ciao.